Salve, siamo live con sono Martina Procaccini e sono in compagnia di Federico Burdisso, promessa e stella del nuoto italiano e di chi ha permesso questo, di chi è dietro le quinte, il suo allenatore Simone Palombi. Buonasera, buongiorno, anzi, Buongiorno, benvenuti. buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, come da quando è nata, diciamo, questo rapporto allenatore-atleta tra di voi? Allora, io mi sono spostato appunto al tiro a volo nuoto, l'ex squadra, diciamo, nel 2018 e appunto mi allenavo con Simone Palombi e tutta la squadra con cui mi alleno ancora ora. E dal 2018 sin da subito mi sono trovato molto bene, tant'è che io sono sempre stato abituato a cambiare molte squadre. Un po' andare un po' di qui, un po' di là, da allenatori diversi anche. Però appunto trovandomi così bene con questa squadra e con questo allenatore, appunto sono rimasto per ben 3 anni adesso. Va per il quarto qui a Un Roma, è record. un record, sì. Esatto, Hai trovato la tua stabilità con Simone? mi sento completo in questo momento. Bene. E quanto avete un buon rapporto anche fuori dall'allenamento? Diciamoci la verità. Sì, più che altro che io essendo qui comunque senza i miei genitori, Simone è un po' come un punto di riferimento quando sono qui a Roma. Non so, magari quando andiamo ad allenarmi, devo spostarmi, roba del genere, io non guidando, mi passa a prendere lui, andiamo insieme, roba del genere. È un po' come un punto di riferimento quando sono qui a Roma. Certo, e tranne quando parcheggia, dicevamo, no? Perché tu non sei romano, perché prima ci stava raccontando Federico che appunto non essendo romano, lui è di Pavia, confermi, Pavia. e con Simone che qua invece parcheggia alla romana, lui non la prende Soffre, molto bene, soffre proprio, soffre, sì. soffre, però diciamo non, forse non capisce che è sopravvivenza perché venendo da Pavia, quindi è una realtà più piccola, Sì, no? esatto. Un mondo Bene, quindi c'è un diverso. rapporto bello tranne in macchina. Bene, imparerai Federico a destreggiarti Sì, sì, anche a sì. Roma. Anche se Federico attualmente studia a Chicago, dove ha vissuto fino a giugno. Esatto, studio a Chicago, con mio fratello, sono là con mio fratello e nulla, faccio l'università, sto appunto facendo 3 indirizzi diversi, al momento sto facendo economia, matematica e statistica, sono al secondo anno di 4, anche se sono molto avanti, quindi credo di finire un pochino prima, ecco. Ok, quindi Federico nella sua carriera vanta oro, bronzo, argento, oro, bronzo, argento, oro, bronzo, e poi anche avanti facendo 3 indirizzi, complimenti. Classe Sì, ci tengo. 2001, questi millennials sono Dei fenomeni. dei Tengo fenomeni. molto alla parte accademica, anche non solo a nuoto, perché prima o poi smetterò comunque di nuotare. Avrò una certa età, quindi ci tengo molto anche a continuare il mio percorso universitario. Certo, e poi questo è un aspetto molto importante, infatti, no? Di un atleta che magari a volte si tralascia, no? L'aspetto lavorativo e quindi prima ancora accademico e poi dopo non si sa invece tu vuoi portare avanti. Cosa vuoi fare nella vita quando non farai il nuotatore? Beh, diciamo senza sbilanciarmi molto, vorrei lavorare nel campo della finanza, vorrei fare un master in finanza, qualche altra università, sempre là in America e poi iniziare a lavorare appunto in campo di finanza poi in un futuro. Ma credi di rimanere in America? Chi Non lo so, lo sa? comunque ho girato molti posti e l'Italia è l'Italia comunque, cioè si sta bene. Si sta proprio bene in Italia, però appunto le opportunità lavorative in Italia sono diverse da quelle americane, Di quello diciamo. che offre Esatto, l'estero, purtroppo. esattamente. Bene, abbiamo parlato del vostro rapporto, abbiamo iniziato proprio parlando del vostro rapporto, quindi vorrei chiedere all'allenatore, no? Le caratteristiche di Federico, quindi anche il suo punto di forza, ma anche la debolezza, cioè quello che c'è da migliorare. Ah, sicuramente allenare un atleta, un ragazzo come Federico è molto stimolante, ti spinge a migliorare, che è la cosa più importante. E il punto di forza è che chiaramente ha una determinazione fuori dal comune e quindi questo comunque molto spesso è un vantaggio. Bisogna fare attenzione però in alcuni frangenti a che non sia un boomerang che torni indietro e che sia un fattore limitante. L'altra cosa molto bella e interessante è che comunque lui è uno che, essendo molto intelligente, è un ragazzo che, lo
lo devi catturare dal punto di vista mentale. Non basta solo convincerlo con qualche sciocchezza o stupidaggine, no? Quindi comunque anche questo alza molto il livello del rapporto. Quindi io devo dire, mi trovo bene, bisogna andargli incontro e piano piano cercare però di inserire anche nel modo di lavorare alcune cose a cui io tengo e penso che siano importanti per la sua crescita. Però ripeto, cioè, le cose vanno spiegate molto molto bene. Perché le deve fare sue, ci deve credere, ne deve essere convinto, lì si può fare comunque, tracciare una strada insieme. Certo, non lascia mai nulla, No, diciamo, al no. caso. L'altra cosa molto interessante è che comunque noi abbiamo avuto una fase in cui io lo gestivo in alcuni periodi a distanza, mandando gli allenamenti, e quello l'ha formato parecchio, perché comunque lo ha reso indipendente, però nel senso buono della parola. E anche autonomo, no? Sì, sa che io ci sono, però è in grado di fare Però in tutto realtà non anche da ci sei. solo, no? Certo. E comunque anche se per me è stato un bel periodo perché facevo avanti e indietro tra Roma e l'Inghilterra, quindi facevamo 2 settimane che io andavo su, 2 settimane gli mandavo i programmi e poi lui scendeva 2 settimane a Roma, quindi abbiamo fatto più o meno un anno e mezzo così. Ah, ok, invece pensavo fosse il periodo di Chicago, invece no, perché No, ancora più prima lui ha vissuto in io sono in Inghilterra. Inghilterra, in un college che io tra l'altro già conoscevo perché avevo un altro atleta che era stato lì. E devo dire che è stato un bel periodo anche per me, perché poi quando alleni un atleta di questo calibro, in più che è un atleta tra virgolette internazionale, non solo perché fa le gare internazionali, ma proprio perché lui è uno che un po' si nutre, no? Di esperienze un po' di qua, un po' di là. Si arricchisce anche il tecnico perché conosce altre persone, vede altre Certo. situazioni, ti confronti. Il confronto è, credo, una cosa basilare per tutti i lavori, ma soprattutto per il nostro. E quindi io direi che è stato un bel periodo. In realtà in America è stato pochissimo perché è partito a gennaio, ha Ah, fatto ok. 2 mesi e mezzo, io sono stato lì 10 giorni e poi dopo, vabbè, è successo Pandemia. pandemia. Tra l'altro lui prima si era infortunato un dito, quindi già Sì. non nuotavi da un pochino, penso da 10 giorni. Quindi, Ok, quindi ci si riferiva al periodo, insomma, inglese, quello sì. della spola e di questi allenamenti. Mi incuriosisce un po', cioè tu glieli mandavi e tu poi Allora, all'inizio autonomamente. io glieli mandavo, ad un certo punto, credo un po' per decisione anche dell'allenatore del college, che aveva comunque un altro tipo di squadra, la cosa migliore era quella proprio di farlo gestire da me. Io glieli mandavo, anche se lui aveva all'epoca 16 anni. Però lì bisogna essere molto determinati, avere una bella testa, perché non tutti sono in grado di fare gli allenamenti da soli a Eh quell'età. certo. Lui aveva la sua corsia, si gestiva su, e quello forse è un po' stato il limite, sulla parte di riscaldamento che tende un po' a farla sempre più Ad corta, ad evitare. evitare, e però poi il lavoro principale lo svolgeva da solo. Ok, voglio tornare, ci torniamo Sì. dopo su questo aspetto estero, sulla parte estera. Una domanda che mi viene in mente, prima hai parlato di determinazione, che però il rischio è che diventi un boomerang. Ecco, perché quando diventa un limite troppa determinazione? Troppa determinazione e credo che non ti faccia leggere in modo reale al 100% la situazione, no? E quindi tendi un po' a voler ottenere dove vuoi arrivare, che sicuramente ne hai le possibilità, però in minor tempo possibile. E questo potrebbe essere un po' un attimino un problema, perché poi in tutti i campi all'obiettivo ci si arriva con una roadmap step by step. Non si salta niente, quindi quello secondo me è un po' la chiave di lettura, un po' gli la cambia. E l'altro è che la sua determinazione poi si vede anche dal modo in cui gareggia. Non so se insomma hai visto qualche gara, a un certo punto è come se lui è un suo punto di forza, però poi se va oltre tende a forzare molti passaggi, cioè non Ogni pregio controlla, portato al troppo diventa un sì. difetto, Quindi bisogna no? essere Quindi. attenti a non soffocare i suoi pregi, ma utilizzarli bene per ottenere Certo. il massimo. Vuoi bruciare le tappe tu, Federico? No, 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 però appunto come dice il mio allenatore, less is more. Quindi ogni tanto, no, è vero comunque, cioè ogni tanto magari mi focalizzo troppo su qualche cosa e va a finire che poi la sbaglio, che poi faccio un po' una cavolata, ecco, quindi Ok,
E Ci ecco, a sta. livello tecnico questo come si traduce? Cioè tu quando proprio tecnicamente che fai? Parti forte invece Sì. oppure come preferisci, diciamo, quali sono Allora, le tue io tecniche? la mia gara l'ho sempre gestita appunto col passaggio molto forte, anche troppo alle volte, sbagliando alle volte, però è come mi sento di fare per ora in questo momento. Ok, che dovrei magari migliorare la gestione, eccetera, però non lo so, dipende anche molto dai momenti, perché alle volte mi sento proprio di dovermi sfogare in acqua, quindi mi lascio andare, ecco, lascio Ok, è i proprio un cavalli momento liberi. dove sì, è Esatto. proprio il momento di sfogo, per Sì. questo eviti il riscaldamento, va diretto subito Sì, al. anche in allenamento. Ok, e volevo dirti, quindi tecnicamente ok, quando hai iniziato tu a nuotare? Cioè, quando è nata questa passione? Anzi, prima però voglio farti una domanda, perché parlavamo del tuo carattere in realtà, no? Però sei giovanissimo, quindi in realtà non c'è quella a volte ribellione, no? Quel venire meno al proprio impegno, quella testa matta, no? Del ventenne, non ce l'hai queste cadute, oppure chiedo a te, non ce l'ha? No, ce l'ha. La sua valvola di sfogo è la gara, non l'allenamento. Siccome comunque uno che gli piace molto gareggiare, anche lì è una cosa importantissima. Molto spesso noi abbiamo degli atleti che sono bravissimi in allenamento, ma poi la gara si perdono, La quindi risata. è meglio il contrario. Però poi bisogna capire che se quella è la valvola di sfogo, lì però bisogna arrivarci in un certo modo. Comunque ci siamo imparati a conoscere, quando vedo che non è il caso di insistere troppo, io lo lascio perdere, gli do 24-48 ore di un attimo di relax Pausa. e poi si riparte, insomma. Ecco, perché l'allenatore, prima che la tecnica, poi è un mental coach, prima di curare la tecnica è un mental coach, no? Cioè, curi l'aspetto veramente psicologico, cioè l'empatia fondamentale, no? Nel capire la psicologia proprio dell'atleta. A questo livello credo che sia la differenza più importante. E quindi anche il suo modo di gareggiare in realtà ha molto di componente mentale. Cioè sì, ok, si vuole sfogare, ma lui vedendosi in testa si galvanizza. Cioè, quindi non. Cioè, io sono d'accordo con lui, va sicuramente esaltata, adesso che però è più forte, va un attimino, bisogna metterci un po' un registro per fare questa cosa ancora meglio e affinché non sia un limite per gli ultimi metri della gara. Sempre. Certo, vedi, less is more. Quindi questo è il vostro motto Se ogni praticamente. tanto dico qualche stupidaggine, lui riprende. Penso che se le dimentichi, invece non se le dimentichi. Beh, qualche stupidaggine perché intendi Qualche per frase il. che dico così perché magari leggo da qualche Ah, parte. ok. Ma poi se la legge in inglese, questo lo Sì, parlerà ma poi se le benissimo. ricorda, quindi. Bene, quindi tornando a te, perciò molto preciso, molto autonomo del nord, però sempre 20 anni c'hai, e quindi alla fine c'è quella, no, frenesia dell'età. E di chi è poi molto intelligente, che è sempre l'ambizione, poi richiede sempre di più da se, gli fa richiedere sempre di più, no, da se stessi, le persone che hanno caratteristiche come le tue. Quando è nata però invece la passione per il nuoto? Allora, io sin da piccolino nuoto, piccolo, 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 quando appunto avevo ancora 2 o 3 anni, i miei genitori mi hanno buttato in acqua, sì, giusto, va bene, nella piscinetta, però è da lì e poi non ho mai più smesso, ho iniziato un po' a prendere la confidenza, eccetera, perché appunto abbiamo una casa in Sardegna e mia mamma non si fidava a lasciare me e mio fratello andare in spiaggia anche da soli o comunque in acqua senza appunto mia mamma, che magari non lo so, affogavamo, chissà che cosa. E quindi appunto ha deciso, cioè per mettersi un po' a posto con la coscienza, ha detto vabbè, li metto un po' un attimo in acqua. E da lì appunto abbiamo continuato, anche mio fratello. E verso, non lo so, verso, vabbè, esordiente C, 8-9 anni, quando ho iniziato sempre a Pavia stavo, ho iniziato ad avere i miei primi magari amichetti in acqua. All'inizio non mi piaceva molto nuotare,
Beh, è vero, i bambini non lo amano tendenzialmente, sì, le femmine no, ancora di meno, per i capelli, tutta quella cosa che sì, sì, non mi piaceva, però appunto quando poi ho trovato la mia squadra, la mia serenità, i miei amici, la, nel mondo del nuoto, andavo a nuotare con una voglia comunque diversa da quella che c'era gli anni precedenti, e quindi è andata avanti, insomma, questa cosa. Ok, ripercorriamo un secondo la carriera, cioè quali sono secondo te le tappe più importanti? Le medaglie più importanti? Okay. Allora, di sicuro la prima competizione internazionale che mi ha spinto, cioè che mi ha dato, non lo so, quel qualcosina in più, è stata gli Europei Juniores a Netanya nel 2017. 17. Sì, da lì... Okay. Piccolissimo. Sì, c'avevo ancora 15 anni, sì, ne dovevo far 16. E lì appunto ho fatto il salto di qualità, perché andai da 2-2, non so, vabbè, 2-2 nei due delfino, che ero ventesimo e passa, sono arrivato secondo con 1,57, quindi 5 secondi nel giro di 2-3 settimane dagli italiani. E da lì in poi non so cosa sia successo, ma è diventato tutto diverso per me a nuotare. Non che abbia cambiato tipi di allenamento o qualcosa in parte, mentalità o qualcosa in particolare, però non lo so, ho fatto un po' il salto. E poi da lì appunto ci sono stati tutte le mie prime gare internazionali, come gli Europei assoluti l'anno dopo, che arrivai appunto terzo. E questa gara anche è molto interessante, perché appunto feci la semifinale, nella quale arrivai nono, quindi ero fuori dalla finale, e ovviamente vabbè, ero un po' arrabbiato anche con me stesso, perché sapevo di potercela fare. E il giorno prima della finale uno degli otto finalisti rinunciò, io entrai in finale e arrivai terzo, ok, dalla corsia laterale. E lì appunto anche un fattore mentale, sapere che comunque se hai una corsia comunque hai una chance di poter fare qualcosa di buono, no? E dopo quegli Europei ci furono un po' di gare, ci fu le Olimpiadi giovanili, che vabbè, anche lì è stato più, diciamo, il divertimento, più l'euforia di essere comunque a una mini Olimpiadi, ecco, certo. Mini Olimpiade. E poi vabbè, mondiali in corta, europei in corta, fino ad arrivare ai mondiali assoluti in lunga a Guangzhou, che lì appunto la preparazione è stata un po' strana, un po' diversa da quella che faccio di solito, perché appunto sono andato 2 settimane prima, siamo andati a fare un collegiale a Tokyo. Diciamolo che ai mondiali di Guangzhou hai praticamente, detieni ora il record italiano, sì, per i 200 farfalla. Esatto, anche se... No, anche se nulla. Cioè, cosa c'è? No, sì, arrivai... questo qui, sì. Arrivai quarto, appunto. Ero un po' scarico di testa in quelle settimane lì, sì. E infatti se potessi tornare indietro farei le cose un po' diversamente, secondo me. Non cosa che rimpiango nulla, non lo so, un po' la serenità con cui vivere appunto tutto il processo di avvicinamento, la gara. Perché la sentivi tanto? Sentivo, ma anche sentivo le pressioni esterne molto. Sì, quindi magari sarei stato più sul mio, avrei buttato via il telefono, queste cose qui. Cosa ricordi del pre, tu Simone, del pre Guangzhou? Ma no, ricordo, diciamo, tutto quanto molto bene, perché poi avevamo fatto anche delle scelte, credevamo in un risultato importante. Lui aveva anche gli Europei Juniores, perché in età Juniores avevamo rinunciato agli Europei proprio per arrivare meglio a Guangzhou. E poi ricordo la gestione lì a distanza, perché ero a Roma, ma soprattutto ricordo la semifinale fatta male, che è un po' una cosa su cui dobbiamo lavorare, perché diciamo che i turni intermedi di gara li soffre molto, poi dopo quando comunque si sblocca, cioè una volta che lui è in finale io so quello che gli scatta. Posso essere dispiaciuto per il quarto posto per 2 decimi, mi sembra, però sì, comunque al primo mondiale quarto, cioè
se uno poi ragiona da tecnico con una visione a lungo termine, non si può rimediare niente. Non Certo. dimentico la sua telefonata dopo, che è stata Perché com'è abbastanza stata? pesante. Cioè, Cosa? invece, mai visto quanto ha fatto Milak? Che nuoto ha fare? Una cosa del genere, mi ha detto. Ah, ok, parlava, Sì. guardava quello che No, aveva ma fatto sì. l'altro. Che aveva Ok. fatto il record del mondo, tra l'altro è stata la finale dei 200 delfino più veloce di tutta la storia, in Ah, di cui tutta la c'erano storia. comunque medagliati olimpici, perché il giapponese Seto, medaglia olimpica, l'ottavo Kenderesi, medaglia di bronzo, mi sembra a Rio 2016, cioè Già quindi adoro. Chad Leclerc ha vinto l'oro nel 2012, Sì. cioè era una finale, Di grandi sì, big, di quindi grandi sei big e italiano soprattutto che di dicevi. atleti con tanta esperienza per poi metterti anche la mano Certo, con davanti gli un'esperienza ultimi 3 diversa. metri, ecco. Quindi insomma nulla veramente da recriminare, No. no? È un po' come il rugby. Tutti criticano la nazionale italiana, ma intanto è nel Sei Nazioni, quindi comunque stai giocando contro i più grandi, voglio dire, nel No, che senso poi non. uno abbia l'ambizione per batterli, questo Ovviamente, però è anche era. molto giovane. Però è così, la telefonata non la ricordo. Però la telefonata era di rabbia comunque. Al che Beh. nuoto a fare, insomma, ho avuto un Tu ti attimo. sei arrabbiato? Sono stato in silenzio. Vedi lì proprio Less is l'empatia, more. esatto, la capacità. Ti pentirai sempre di aver parlato, mai di aver No, taciuto, poi questo diciamo è che a distanza non è piacevole. un attimo. Eh no, esatto, infatti, È uno per il questo. tecnico è uno stillicidio proprio. Cioè, Sì, veramente dura, complicato. perché poi non vedi riscaldare, cioè non puoi neanche intervenire. Ok, l'autonomia, l'indipendenza, lui ce l'ha, quindi non è quello il problema. Però magari molto spesso ci accorgiamo i giorni precedenti se c'è bisogno di qualcosa, puoi Certo. intervenire, no? Lì lo vedi in televisione, lo senti e finisce E poi ecco anche il sostegno, il supporto psicologico subito pre o subito dopo, fondamentale. così. Sì. Però penso che sia più difficile per noi tecnici. Perché Ah, poi ecco, loro alla questo fine vedi, loro hanno la questo. gara, si sfogano. Certo. E noi invece stiamo Lì lì così che davanti ti al sembra. televisore che senti i commenti dei giustissimi, cioè dai giornalisti. Però ti vanno ad arrabbiare. Certo. Vedi, questo è l'aspetto importante, infatti, che è più difficile per il tecnico che non per l'atleta, perché effettivamente poi l'atleta, oltre che alla gara per sfogarsi, ha anche, appunto, come diceva lui, no, l'ansia, la pressione, quindi quello poi in qualche modo ti distrae, no? No, Ti poi lì comunque ci occupa sono di. altri tecnici, c'è il CT della nazionale che comunque li Sì. gestisce, quindi poi alla fine dal punto di Sei. vista tecnico sei coperto. Certo, esatto. Il nostro invece è un altro tipo di situazione. Chiaro. Ecco, lui appunto dicevi che nella gara, dà più nella gara che non in allenamento, no? E questo è importante in realtà. E quindi praticamente in questo periodo che gli allenamenti non li avete mai smessi voi, in questo periodo si intende ovviamente l'anno pandemico che Sì. ancora ormai è l'anno e mezzo quasi, e gli allenamenti non li avete mai smessi, per gli atleti non è cambiato pressoché nulla, no? A livello di routine tecnica, insomma, quotidiana. Però quindi senza gare importanti, quanto ne risenti? Chiedo sia a te che a lui, no? Quanto ne risenti e quanto ne risente? Perché poi sono due punti di vista diversi, quindi è interessante questo. Allora, io sono una persona che comunque ha bisogno di gareggiare. Allenarmi non dico che non mi piaccia, però non mi va a genio ogni tanto, no? Cioè, preferisco Certo. molto di più appunto sapere cosa sto facendo e perché lo sto facendo, quindi sapere che magari tra una settimana devo fare le gare, allora sì, lì mi ci metto, mi alleno e faccio tutte le cose bene. Ma se devo allenarmi e non so per che cosa fondamentalmente, se ci sarà poi qualche gara o okay, che mi destabilizza un po', ecco. E, mi sono sempre allenato, mi sono fermato 3 mesi quando ero là in America. Quando è iniziata tutta la pandemia, poi da lì ho sempre nuotato bene o male. Ed è da ormai un anno e mezzo che non faccio gare importanti, a parte, vabbè, gli italiani e robe del genere. Ed è molto destabilizzante, anche perché appunto il 200 delfino è una gara un po' strana che dovrei appunto provare un po' di volte anche prima di fare la gara quella perfetta, tra virgolette, ecco, dovrei provarla più volte in gara, anche le sensazioni, eccetera. Che intende una gara un po' strana? Scusami Ma non, perché sono sì, ignorante, no? no, no, non, Tecnicamente. sì, no, non strana, più che altro è una gara molto, molto faticosa anche a livello nervoso, ecco.
dicono che sia una delle gare più difficili di tutte, forse la più difficile. E appunto a livello nervoso, soprattutto, è molto difficile da affrontare un 200 delfino. E quindi ho bisogno anche di provarlo in gara, anche in allenamento, se non ci sono gare poi alla fine. Però è diverso. Anche se farlo provare poi lui in gara sì, ci sarebbe troppo una differenza veramente grande da come la fa in gara, da come fa in allenamento. Sì, ok, è importante farlo, l'abbiamo anche fatto, però diciamo in allenamento non riesce a rendere come in gara, no? Come dicevo prima. Quindi credo che per lui, ma come per tantissimi altri atleti, adesso sia fondamentale tornare a gareggiare. Anche per dire fare anche batterie finali nello stesso giorno che abbiamo fatto adesso ai campionati italiani, era più di un anno che non li facevamo, invece quello è molto importante, fare la stessa gara due volte, quindi sia la mattina che il pomeriggio. Certo. Poi anche il confronto penso sia importante, no? Con gli altri sì atleti. sì assolutamente. Cioè, adesso verranno gli europei, infatti nel nostro piano di lavoro l'abbiamo messa proprio come tappa importante, soprattutto per questo, cioè per fare tre turni di gara, poi si spera anche tre turni del 100 perché c'è anche il 100 delfino, quindi una settimana di competizione in cui si gareggia ad altissimo livello e poter fare la gara, anche farla magari in tre modi diversi, no? Arrivando poi fino alla gara obiettivo, cercando di farla come la vogliamo noi. Ecco, e tu invece hai notato delle differenze? Quest'anno ha cambiato qualcosa? Magari in Federico? Sicuramente più concentrato, anche cioè comunque sì, più concentrato, ha meno passaggi a vuoto durante l'allenamento, durante la settimana. Chiaramente anche lui sente insomma il fatto di andare alle Olimpiadi, che è una cosa che capita ogni 4 anni, e Certo. quindi sì, lo vedo molto molto più focalizzato. Diciamo, non ci sono stati obiettivi, e per obiettivi intendo gare, no? Appunto, gare importanti, quindi l'obiettivo nel mentre, però adesso c'è l'obiettivo, c'è stato, diciamo, quest'anno c'è stato l'obiettivo finale, quello, no? Di Tokyo 2020 nel 2021. Quindi comunque l'obiettivo c'era, perché magari appunto no, dici, non, a Sì. volte non riesco quasi a concentrarmi, effettivamente è difficile per un atleta, no, mantenere la costanza se non si ha l'obiettivo. Adesso però ovviamente penso che sia stato più difficile l'anno scorso che non quest'anno che c'erano le Chiaro, anche se a inizio anno non avevano comunque confermato nulla. Olimpiadi. Ah, ok, quindi c'è stato un Sì, momento c'è stato un momento lì che non sapevo molto di bene come. smarrimento. Esatto, sì. Ok. Però no, adesso appunto so quello che devo fare. Testa bassa e si lavora ora. Chi temi a queste Olimpiadi? C'è qualcuno in particolare che... Temo, credo nessuno. Vorrei dire che sono gli altri Che che devono devono temere. temere me. È brutto da dire. No, No, però... no. No, vabbè, c'è Milak che ora come ora. Ma anche i risultati che ha appena fatto è su un altro livello. Non lo so, mi aspetto che faccia anche un signor tempo alle Olimpiadi. Dopo di lui, comunque, ce la giochiamo, credo. Siamo più o meno tutti lì. Quindi, Cosa ti aspetti? ma mi aspetto prima di tutto di divertirmi e di fare una bella esperienza comunque, cioè voglio andare là con la testa libera, leggera e fare quello che sono capace di fare, ecco. C'ho aspettative, so quello che voglio fare, ma appunto non, cioè credo che comunque si sappia, vado là non per fare comunque esperienza o roba del genere, ma vado là Vincere. per vincere, ok, magari sì, no, Non perché si c'è dice. Milak. No, Ah, comunque, allora l'ha no, detto chi Milak. teme, No, vabbè, ma non è che temo, perché lui si sa che eh? Ma c'è, sì, è cioè, quella competizione, no, che ti fa sì, essere più competizione no, non incattivito. competizione, però, perché con lui non c'è competizione, ora come ora. Poi, gli altri anni, l'allenamento sulle spalle ci arriverò anch'io, Beh, però. appunto l'esperienza, come diceva prima, no, Simone. Ma invece prima hai detto che eri arrivato molto stanco, no, a Guangzhou, molto scarico anche proprio Stanco di testa, mentalmente, sì. esatto.
Ecco, che cosa stai cercando quindi di cambiare per non arrivare allo stesso modo alle Olimpiadi? Stai cambiando qualcosa? Sì, no, ultimamente sono stato in grado di trovare la... di riuscire a cambiare il mio stato d'animo, magari anche quando sono un po' arrabbiato, anche con me stesso, magari qualche gara che non va bene o robe del genere, riesco appunto a cambiare questo stato d'animo molto molto velocemente, molto in fretta, per non appunto perdermi quello che è poi il momento, quello che poi appunto sarebbero gli allenamenti e le gare successive, ecco. E cosa che appunto con l'immaturità di una volta non ero in grado di fare. E quindi magari quando mi succedeva qualcosa di brutto o una cosa che mi destabilizzava anche 1 o 2 settimane prima, restava lì, okay, a pressarmi mentalmente, mi buttava giù, ecco, mentalmente. Mentre ora appunto credo di essere maturato sotto questo punto di vista e lasciare un po', accantonare un po' le cose, lasciarlo un po' andare via. Certo, a lasciar scorrere tutto il resto, diciamo, per mantenere quella concentrazione. Esattamente. Mi è venuta in mente una domanda, poi torniamo alle Olimpiadi. Quanto è cambiato in Federico? Come l'hai visto cambiare, evolvere da quando l'hai conosciuto ad oggi, per esempio? Come ha detto lui, è sicuramente lo vedo più consapevole dei suoi mezzi e quindi anche del fatto di potersi anche gestire, no? Un po' a 360 gradi. Quindi questo, cioè, mentre prima, sì, ragazzo forte, che poi ecco di temperamento, quindi andava a fare la gara, andava forte, andava bene, però sembrava quasi un po', non dico scollegato da quello che effettivamente era, invece adesso è consapevole. Cioè, quindi la maggiore consapevolezza. Sì, assolutamente. In più, credo fortemente in questo, perché il fatto che comunque lui studia anche ad alti livelli lo aiuta, perché chiaramente è focalizzato su 2 obiettivi e non solo su uno, no? E quindi questo ti alleggerisce molto. Di solito quando noi facciamo, tutti noi, se facciamo solamente una cosa e siamo focalizzati su quella, poi dopo è anche un rischio molto molto alto. Invece lui, col fatto che ha questo impegno importante, riesce sicuramente ad essere un po' più leggero. È faticoso, però lui comunque gli riesce bene. È molto faticoso gestire questa situazione, perché chiaramente lui studiando di notte, io spesso devo comunque modificare orari di allenamento. Ah, certo. Perché altrimenti non ce la fa. Speriamo adesso tu tempo fa. Non... Sì. Più che altro che ho il fuso, quindi le lezioni magari finisco a mezzanotte. Ah, sì, a mezzanotte, poi vabbè. Devo svegliare alle 7, quindi di solito dormo 5-6 ore a notte, ecco. E quindi tu devi calibrare. Sì. Soprattutto quando c'è il periodo in cui fa gli esami. Sì. Come eravamo in un collegiale tempo fa, e lui comunque molto spesso, oltre a seguire lezioni, ma doveva consegnare proprio dei compiti, tipo, non so, alle 4 di notte, alle 5 di notte, sì. Quindi 7 di mattina di solito. E lì dobbiamo modificare, non c'è. Certo. E far combaciare, sì, no, i due impegni, sì, che però vengono bene entrambi. Sì, per ora riesco a conciliare bene. Tu cosa ti aspetti e come lo vedi per Tokyo 2020? Allora, la risposta, quella da tecnico equilibrato con esperienza, lui è andato da giovane, deve fare quello esperienza. Da Less is More, sì, la sì. Risposta da Less is More qual è? Quindi questa qui, okay. Andiamo lì, vediamo un po' come la situazione. La risposta vera, mi aspetto una grande Olimpiade. Ok, bene. Cioè, quindi, positività. Sì, però dobbiamo stare attenti a non farci soffocare dalla tensione, e quindi ci può aiutare la risposta, quella da Less is More, del tipo noi stiamo lì, guardiamo com'è la situazione, è più una questione, non ci crediamo, ma... Beh, sai, il profilo basso è sempre un buon punto di partenza. Sì, ma un profilo basso di facciata. Non sì, esatto, è quello che si fa. Finto. Sì, è vero, è assolutamente finto il profilo basso, chiunque lo... Poi ovviamente, beh, ma sai, pure il senso, no, dell'atleta ci deve credere. Poi quando gestisci una del genere, io questo l'ho scoperto con lui, se tu hai un profilo basso, loro ti guardano, ok, non credi in me, cioè sì. Ci potrebbero essere delle frizioni poi, no? Quindi
un profilo basso quando c'è le aspettative di questo genere non ci può essere. Poi possiamo scegliere la tecnica migliore per arrivare lì tranquilli e non frenati, tutto qua. E quindi questo sicuramente, essendo la prima Olimpiade, rispetto ad altri ci può aiutare, no? Tu sarai lì? Non si sa ancora. Ah, ok. Non si sa perché c'è tutta una sorta di convocazioni e quindi ci sono tantissimi tecnici che se lo meritano. E questa è la risposta tipo andiamo lì tranquilli. Sempre quella democristiana, sì, diciamo, sì, sì. Ok. Che è proprio, cioè io non sono così, Perfetto, quindi, però... estremista lui, sì. Bene. E quindi invece, la risposta estremista? Spero di esserci e se non ci vado... Quindi siamo, io sto intervistando tre persone, voi due, e però te devi so a metà, sì, ok. Ce ne sono pure altre, quindi. Bene, quindi... Quindi ok, bene. Però e... insomma no, se a parte gli scherzi, bisogna accettare qualsiasi tipo di situazione, soprattutto noi dobbiamo essere bravi a non... far pesare questo sull'atleta, no, questo nel senso, se dovesse andare lui non accompagna me, deve essere in grado al 100% di fare quello che, per cui è allenato a fare. Che tra l'altro lui alla fine anche in questo senso, no, all'autonomia, lui quindi a non averci vicino, ad altri, è allenato perché... rispetto ad altri è avvantaggiato sicuramente. Esatto. Quindi questo è già un punto a favore. Se non taglia troppo altre cose che uno gli propone a distanza. Ah, io lo vedo come un rimprovero questo. Cioè, un rimprovero. Anche questo è, in realtà è un punto di forza, perché noi solitamente facciamo dei riscaldamenti molto voluminosi, quando poi invece quando uno va in gara tu non hai tempo di fare questo, e soprattutto tra riscaldamento e la gara passa tanto tempo, quindi è un po' un modo di fare che lo facciamo da sempre e quindi si fa così. In realtà lui ha la capacità di attivarsi in breve tempo e questa è una dote. Ah, certo. Perché comunque rispetto ad altri che hanno bisogno, lui se decide Simone in 5 minuti sono pronto, lui è pronto. Non è che dice una cosa tanto per dire, però questo poi lo porta un po' a esagerare, no? Soprattutto nell'allenamento, ad accorciare certe situazioni che possono essere del riscaldamento e quelle del defaticamento. Ok, certo. Lo vedo un po' come un militare comunque, c'ha questo carattere un po' forte, cioè nel senso proprio decide, fa, ottiene. Cioè è veramente bello, insomma, poi veramente così giovane. Voglio capire, capito, se ha dei punti di debolezza appunto del ventenne, però come hai detto tu prima, magari l'eccessiva determinazione e ambizione poi alla fine magari... Non si devono mostrare i punti di debolezza. Ah, ecco, ok, sì. Vedi? Quindi questa è una strategia. Senti, chi avresti voluto portare con te di familiari, fidanzate, non lo so, chi avresti portato in una condizione normale? Qui? No, alle Olimpiadi. Ah, alle Olimpiadi... Per la verità nessuno, meno distrazioni ho meglio ha. Alla fine, nessuno sì. Avresti portato? Questa è la novità, perché poi alla fine... A me serve solo il mio allenatore e poi... Sì, poi sono a posto. E invece c'è tutta questa... Sai, insomma, si parla, no, della querella, del fatto appunto che agli europei stanno cercando di... entreranno tifosi allo stadio, mentre invece alle Olimpiadi appunto non sono ammessi. Effettivamente invece lo vedevano come uno svantaggio per gli atleti che insomma non possono avere nessuno, invece ci smentisci questo fatto, in realtà per l'atleta è meglio stare solo. Mia mamma ha questa convinzione che ogni volta che viene a vedere le gare vado male, quindi non viene mai a vedere nessuno. Ah, delle quindi mie gare. Anche per scaramanzia. Esatto. Della mamma. No, mio padre intanto viene, però appunto mi seguono molto loro, i miei genitori sono molto presenti, sempre stati fin troppo alle volte. Però no, appunto, quando sono alla gara, alla fine, cioè, quando devo fare una gara, alla fine sono io e non devo pensare a nient'altro. Quindi non mi piace avere molte distrazioni in giro. Quindi non soffri, diciamo, questo cambiamento, ecco, dovuto al discorso Covid? No, comunque non sarebbero venuti, immagino, lo stesso, quindi... Cioè, per me non... Oddio, dei miei familiari non voglio nessuno, però del pubblico io ho bisogno del pubblico. Ah, certo, questo è un discorso sì, diverso. Esatto, io proprio sento il bisogno di, non lo so, magari quando sono sul blocco guardo, se vedo il palco pieno, tutti gli spettatori pieni, mi sale quell'adrenalina, momento, sì, certo. Qualcosina in più.
che mi fa far bene poi alla fine. Beh, infatti, chiaro, il calore è importante, no? Sì. Infatti proprio per questo che i Sette Colli qui a Roma mi piacciono molto in anni normali, perché appunto gli spalti sono sempre pieni e quindi mi danno quella sensazione, sai, quando sono guardato anche riesco a dare il meglio di me, ecco. A chi ti ispiri come nuotatori, grandi nuotatori del passato, del presente? C'è qualcuno a cui ti sei ispirato o ti ispiri? E allora, diciamo che vabbè, da piccolino vedevo un po', come tutti credo, Michael Phelps un po' come l'idolo, però poi appunto crescendo capisci che comunque tu hai una propria identità, comunque devi andare sulle tue gambe, ok, prendere spunto di qui e di là, però appunto ora come ora credo di non rispecchiarmi in nessun nuotatore. Certo, è una tua identità, esatto, e vuoi costruire ancora sempre di più quella. Chiaro, esatto. C'è un po' un sempre in discorso polemica di quanto lo sport aumenti il rischio contagio, no? La chiedo a te, Simone, effettivamente invece l'iter magari, ecco, in caso di positività, perché poi effettivamente ci sono stati molti positivi nel mondo dello sport, immagino tra di voi anche. Sì, sì, anche noi. Chiaro, appunto, quindi l'iter effettivamente è da polemica oppure è piuttosto attento in realtà a smentire quelli che sono gli attacchi un po' al mondo dello sport? Allora, io credo che l'iter, per quello che si possa fare, soprattutto in uno sport come il nostro, quindi non parliamo di NBA o di altre situazioni di professionismo allo stato di stato elevatissimo, più di questo non si può fare. Chiaro, come ogni cosa si può fare meglio, però poi alla fine ci sono delle situazioni comunque esterne che non sono riconducibili all'attività che si fa in vasca o in piscina, che comunque non si possono controllare. Quindi sta molto, è un mix, credo, no? Tra regole e anche noi come ci comportiamo. Però anche se ci dovessimo comportare al meglio, al massimo, non hai un rischio zero. E quindi credo che comunque alla fine adesso mi sembra che le cose stiano andando meglio. Ci sono stati qualche episodio anche al del campionato italiano di dicembre, o anche al nostro primo collegiale, che poi alla fine comunque è servito anche un po' per alzare il tiro e cercare di organizzare le cose nel miglior modo possibile. E da questo punto di vista, sempre, cosa ti aspetti secondo te queste Olimpiadi, come verranno gestite? No, per aspetto mi verranno gestite nella maniera giapponese, e quindi alla grande. Sarà un'Olimpiade di tecnologia altissima, e quindi da questo punto di vista mi sento molto molto tranquillo. Tranquillo. Sì, sì. Non credo che sia un popolo che per loro storia fa le cose così tanto per fare. Poi un po' leggendo, so che hanno investito tantissimo. Cioè l'Olimpiade è quasi un po' una facciata per fare poi investimenti invece duratori molto importanti, come quello per esempio della tecnologia. Certo. E a livello, secondo te, proprio anche un po' sociale, se vogliamo, come, che rappresenta questa Olimpiade dopo questo periodo? Beh, non, per uscire da questo tunnel brutto non c'è modo migliore che uscirne con l'Olimpiade, in cui la miglior gioventù mondiale è rinchiusa nello stesso posto e si può comunque tornare a fare sport, che adesso è una delle tante cose che ci è stata tolta, no? Certo. E quindi credo che sia proprio un momento da utilizzare per coronare il fatto che siamo tornati a, si spera, alla vita normale. Sì, o sicuramente che stiamo approcciando, sì, a quello, insomma è un po' il trionfo della vita effettivamente. Sì, 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 sì. Non c'è, ripeto, potrebbe essere dentro una grandissima occasione per utilizzarla in questa maniera. Certo, sì, mi trovi d'accordo, insomma una ripartenza, sì, sì, vera e propria, sì, un simbolo proprio, no? di una rinascita. Sì. Poi tutti atleti vaccinati, anche Federico è stato vaccinato, nonostante tutte le polemiche anche su quello con AstraZeneca. Sì, non credo ci sia l'obbligo di vaccinazione per le Olimpiadi. Ah. Non lo so però, non... Beh, alla fine poi l'obbligo non lo mettono, cioè non c'è per non ci nessuno, sarà magari l'obbligo, però magari per prendere l'aereo bisogna farlo, e quindi sì. Io spero che sinceramente che invece mettono un certo tipo di regola, in modo tale che comunque
uno potrebbe poi gestire lì quei giorni lì nel miglior modo possibile, esatto. Anche nella serenità che ti comporta. E anche in modo più facile poi, sì. No? Appunto, certo. E allora noi facciamo un grandissimo in bocca al lupo a Federico Burdisso. Io vi ringrazio, abbiamo fatto una bella chiacchierata, insomma, verso Tokyo 2020 nel 2021, davvero i nostri migliori auguri. Grazie in bocca a voi, al lupo, insomma, se tu poi non potrai partire, visto che soffrirai da casa, in bocca al lupo anche all'allenatore. No, mi metterò a vedere qualche altra cosa. Magari. Ah, ecco, non lo segui, no. Perché sennò troppe parolacce poi. Sì, sì, no. Va bene, grazie davvero, in bocca al lupo ancora e un saluto. Grazie. Grazie mille. Arrivederci. Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto quello che hai visto, lascia un commento o un mi piace e iscriviti al nostro canale YouTube. Non dimenticare di seguirci anche sui nostri social, Facebook, Instagram e Twitch. I link li trovi nella descrizione qui sotto. Ciao!